Ma il discorso di Del Corona si muove, come ho detto, su un piano diverso. L'atteggiamento piuttosto distaccato verso questi fenomeni che il Pieroni rimprovera a lui e alla sua curia non è, a mio avviso, determinato da noncuranza delle vicende sociali del periodo o, peggio ancora, da una mancata conoscenza, ma viceversa dal desiderio del Vescovo di privilegiare in ogni caso e in ogni circostanza la dimensione spirituale su quella materiale, o se si preferisce, la visione della città celeste rispetto a quella terrena. E questo atteggiamento si percepisce subito dalla impostazione della lettera pastorale che ho detto. Monsignor Pio, infatti, distingue preliminarmente la povertà dalla miseria. La prima, la povertà ineliminabile, è segno visibile di uno stato di grazia che fu assunto anche da Gesù, il quale, dice, fu povero dalla cuna alla tomba, e mediante lui essa è diventata, ancora parole del Signor Pio, fonte di ricchezza vera nell'ottica proposta dalle beatitudini evangeliche. È una situazione che accompagnerà la storia dell'uomo per tutti i tempi e che vale, potremmo dire, a favorire all'uomo la propria salvezza. Invece la miseria è un'altra cosa. Questa miseria è un castigo di Dio, corrucciato, che inaridisce il seno alla natura, slega le procelle, torce il corso dei fiumi e niega la benedizione all'industria e ai commerci, da andarne disagiati e attraverso anche coloro che si applaudivano di tenere lo scettro della fortuna. Una situazione che snerva gli uomini, li opprime, e addirittura arriva a renderli blasfemi contro Dio, cui danno la colpa delle loro sciagure. Una condizione che non ha lasciato indenne neppure il popolo della diocesi samiliatese. Dalle nostre campagne, scrive il Vescovo, ancora queste acerbe lamentanze vengono a ferirci le orecchie, lacerano il cuore. Questa miseria, però, ha le sue cause tutte umane, e a differenza della povertà può essere eliminata perché non coessenziale alla natura dell'uomo. Le ragioni sono rinvenute in tre profanazioni perpetrate dagli uomini contemporanei: la profanazione del nome di Dio, del giorno di Dio e della casa di Dio. Del nome di Dio si fa beffe e strazio, nota amareggiata il Santo Vescovo, e questo accade anche sulle bocche delle donne e dei fanciulli. Quanto alla seconda profanazione, quella del giorno di Dio, egli la ritiene una violazione dei diritti divini che è perpetrata dal popolo non partecipando o partecipando non in modo conveniente alla Santa Messa, non dedicandosi alla propria formazione religiosa, catechismo e altre pratiche formative, non osservando il riposo prescritto. Anzi, scrive Monsignor Pio, le domeniche e i giorni di festa sono giorni nei quali, cosa da inorridirne, si pecca più che mai contro Dio. Negli altri giorni almeno c'è il lavoro che tiene legati gli uomini al campo, all'officina, al fondaco. Ma nei giorni festivi gli uomini sono prosciolti da cotali legami e si brigano di scialarsi a viaggi, cacci, giochi, danze, lascivie conversazioni, in che il fiele e il fango macchiano e avvelenano le anime immortali. La trattazione della terza profanazione, quella della casa di Dio, mette in evidenza lo zelo sacerdotale del vescovo domenicano, che si rammarica dell'offesa che il popolo fa al proprio Signore nel momento della celebrazione eucaristica, quando assai spesso, cito, si sta davanti alla terribile maestà di Dio e non si trema, si sta a piedi del trono dell'udienza di Dio e non si prega. Il messaggio, pur nel suo stile aulico, ma scevro di qualunque retorica, si fa accalorato, a tratti direi commosso, nel rimirare la grandezza e la bellezza del sacrificio eucaristico, fonte salvifica inesauribile, che però, secondo l'opinione di Monsignor Pio, non viene compreso da parecchi cristiani. Sentite queste parole. Andando alla chiesa, si dovrebbe andare come al mercato dell'anima a far provvisione di grazia per tutta la settimana. Là sarebbero da comperare le perle del Vangelo, cioè gli aiuti e i beni spirituali con la moneta della preghiera. Ebbene, molti cristiani non conoscono queste perle evangeliche, non sanno chi le vende né dove, e non comprendono il valore divino della preghiera,
e in chiesa girano con gli occhi e con l'animo errabondo e non comprano nulla. Ne escono più poveri di prima e parecchi ezian Dio col guaio di un peccato nuovo, perché la scompostezza irriverente della persona trae origine da occulta superbia. E ancora, dopo aver ricordato che sull'altare si rinnova il sacrificio della croce e dall'altare germinano fiori e frutti di che dovrebbero arricchirsi a dovizia le anime redente dal figliolo di Dio, prosegue: davanti al sole dell'Eucaristia dovrebbero i cattolici respirare un'aura e un profumo di oltreumana felicità. E di fermo, ivi, il sangue del Golgota misticamente cade quale rugiada e rinfresca e impingua la terra del cuore, come la rugiada rinfresca e impingua la terra e le piante, aprendole e volgendole dalla parte del cielo. Il sole dunque sull'altare e nel calice la rugiada di Dio, e a quella luce, a quella fragranza, ugualmente divine, chi non vede che dovrebbero fiorire la innocenza dei fanciulli, il pudore delle vergini, la continenza dei maritati, la pazienza dei vecchi, la negazione dei ricchi, la pietà serena dei vecchi? Là dovrebbe trovare rinfranco e speranza i colpevoli, e le anime giuste il dispregio del presente e il desiderio dell'eterno avvenire. La profanazione della casa di Dio non può pertanto non meritare i castighi divini. Di fronte a questa situazione, allora, sussiste, ad avviso di Monsignor Pio, un solo rimedio, un rimedio tutto divino. Occorre ravvivare la fede e, mossi da questa, operare il bene con più intensità. Facciamo del bene, e facciamolo peculiarmente ai poveri, che sono le vive immagini di Dio, scrive al termine della sua lettera, nella consapevolezza che la limosina purga i peccati e libera dalla morte. Insomma, ai cristiani è richiesto di fare del bene ai poveri, con più senno e con più lucro, rispetto agli internazionali di cui dicevamo prima, perché essi devono vedere Cristo in qualunque povero che aiuta. Solo così il flagello della miseria potrà essere allontanato. È tempo di concludere. Ho più volte detto che lo scritto di Monsignor Pio si muove su un piano diverso da quello che avremmo potuto pensare dall'argomento prescelto e dal contesto sociale in pieno fermento. Per sua scelta, il discorso si mantiene sul piano teologico-morale, senza calarsi nella realtà economica specifica. Questo può apparire, prima facie, quale limite di tutto il ragionamento, ma fare un rimprovero del genere sarebbe del tutto ingeneroso nei suoi confronti. Come ha scritto Don Divo Barzotti, presentando la riedizione del Coroniale Elevazioni sul mistero dell'Eucaristia, promossa dal compianto Pievano Ipalai a Don Sirio Soldani, Monsignor Pio privilegiò sempre nella sua vita la vocazione contemplativa. E questa vocazione traspare sia nel suo capolavoro predetto, ma anche nei suoi scritti minori del periodo dell'Episcopato e nei successivi. Questo fatto, lo possiamo affermare con certezza, almeno per la lettera in questione, non costituisce un limite ma un pregio. Un pregio che può essere apprezzato proprio oggi, ad oltre 100 anni da questo scritto, nel momento in cui si discute da più parti della necessità di un rinnovato impegno sociale dei cristiani, soprattutto in politica. E se è vero, come ci hanno insegnato in molti dopo di lui, penso a De Gasperi e alla Pira, che l'azione politica e sociale può sortire un effetto per la promozione autentica dell'uomo soltanto quando ha a monte una intensa spiritualità, è da ritenersi allora non inutile, ma anzi provvidenziale, che un vescovo, proprio negli anni delle prime esperienze organizzative dei cristiani, abbia ricordato al suo popolo che il fine ultimo dell'uomo, seppure immerso nella carnalità terrena, dovrà essere per sempre e in ogni circostanza quello della salvezza della propria anima. Vi ringrazio.